Questo programma è offerto da Ti dice tutto di tutti. In collaborazione con Told me there was no rules when you came out of the blue. Oggi 10 anni, quindi un restyling nuovo, esce ancora fuori il piglio imprenditoriale di Luca. Assolutamente sì, Luca è un imprenditore eccezionale e da consulente non posso che assecondare il suo entusiasmo e credere insieme a lui a tutti i suoi progetti che poi sono sistematicamente dei successi. Quindi un in bocca al lupo a Luca e alla sua bella azienda. Viviamo in un momento di recessione internazionale. L'imprenditore che rischia, e rischia di suo, allargando la propria attività, diciamo è un po' un imprenditore, un po' sulle rive. Imprenditore, è un vero imprenditore. Luca è un imprenditore che ha il coraggio di osare anche in un momento estremamente difficile per l'economia di questo paese e lo fa con un prodotto di altissima qualità, un prodotto che ha dei contenuti di personalizzazione, di eccellenza, che li rendono unici e quindi ha scelto secondo me la strada giusta. È vero che poi il cioccolato conquista? Certo, soprattutto hai fatto una bella ho fatto una scorta. Poi il Terre di Eno, voglio dire, è già un sinonimo di garanzia, un brand di garanzia. Sì. So che tu conosci Luca da tanto tempo. Sì, dalle scuole medie, eravamo compagni alle medie, quindi da 20 anni circa. Aveva sempre questo estro particolare, questo ingegno. Sì, era abbastanza creativo, fantasioso. E cosa vorrai augurare tu a Luca per i prossimi 10 anni, perché oggi festeggia i primi 10 anni? Altrettanti moltiplicati all'infinito, di successi e soprattutto di lavorare con fantasia e di farsi piacere il proprio lavoro, perché oggigiorno è una cosa, diciamo, di un gran valore. Insomma, che augurio vuoi dare a tuo cugino? Il mio cugino Luca auguro il meglio perché sta creando un progetto importante. Speriamo vada a buon fine, ma sicuramente. Poi tanta gente è arrivata qui. Sì, tanta bella gente, ci si diverte insomma. Poi tutto buonissimo, quindi 10 anni sono importanti. Ah certo, 10 anni segnano un traguardo, però diciamo è un intramezzo perché poi bisogna andare avanti e continuare sempre al meglio. Oggi 10 anni di attività con dolce, salato, oggi anche salato, e con grande, grande gusto. Sì, oggi sono 10 anni di attività al centro direzionale. Terre di Eno, un marchio che si è saputo rinnovare, ha saputo avere una trasformazione nel tempo, creando altri spazi, altri obiettivi, come Pane e Briciole, che è un altro brand nato un anno fa, che diciamo si dedica alla ristorazione veloce e al takeaway. Terre di Eno già si affacciava sul salato con gli eventi, perché noi gestiamo gli eventi, li creiamo da zero, dalla finger food o alla gestione di un evento privato, dalla A alla Z, come servizi o gli allestimenti, ovviamente avendo la completezza e la competenza nel campo con il cioccolato, con le torte, con la cucina da degustazione al cioccolato e con i vini da degustazione. I compleanni sono sempre un po' una sorta di bilancio, no?
di tutta l'attività che si è fatta, magari anche qualche errore, che poi da un errore sia una crescita. Magari cosa aggiungeresti a Terre di Eno e oggi anche Pane e Briciole, oppure qualcosa che magari non rifaresti? Allora, che cosa non rifarei? Ma gli errori si fanno e si fanno proprio per imparare. Noi siamo attenti molto alle critiche dei nostri clienti. Io ritengo che un cliente, una persona che ti segue, una persona che ti dà la possibilità di vendere il prodotto in cui tu credi, ha bisogno di attenzione, ha bisogno di avere un'attenzione particolare che distingue poi alla fine l'attività che si progetta per il cliente e quindi non viceversa. Allora rifaresti tutto quello che hai fatto? Sì, sì, probabilmente sì. In questi anni abbiamo avuto molte soddisfazioni morali. Io ho avuto la possibilità di conoscere molti personaggi, di avere delle soddisfazioni anche in campo della comunicazione e mi ritengo fortunato. Mi ritengo fortunato perché ci sono persone, ragazzi della mia età che non hanno avuto l'opportunità di fare quello che ho fatto io. Io quindi in questo momento rifarei tutto e sono contento di essere arrivato a questo primo traguardo. Speriamo che ce ne siano degli altri ancora più importanti. Una torta che tra poco taglieremo, magari tu dedicherai qualche parola a tutto il tuo staff che ti segue, quelli interni e quelli esterni, perché c'è anche lo staff esterno oltre a quelli interni, ma soprattutto ai tuoi genitori che ti sono vicini. Certo, i miei genitori che mi hanno messo al mondo e a mio padre che mi ha, trasmesso quella passione per la buona cucina. Noi poi, sai benissimo, facciamo Saporito di cognome, quindi probabilmente qualcosa c'era nella nostra generazione. E lui mi ha trasferito la passione per il vino e il cioccolato, io l'ho trasformata in un'attività vera e propria, quindi mi sono dedicato anima e corpo proprio per avere la possibilità di farmi spazio in un mercato che è diventato molto difficile, quindi con un prodotto di eccellente qualità. Bene, allora auguri per i prossimi 10, 20, 30, 40, 50, all'incontro. Grazie, grazie, ci vediamo nei prossimi decenni allora, grazie. Everything that I see, I won't show. I love an emotion and love. I can't get over.